Tornati dall'allenamento. In realtà volevo fare un video tipo tutto ottobre, però ho registrato una cifra di roba, quindi ho adesso finito di editare un video che caricherò oggi 6 ottobre, perché sennò veniva un video dei 40 minuti, il mio ottobre generale, troppa cosa, troppa troppo, quindi. Allora ragazzi, oggi a pranzo, invece di farci quell'intramontabile pasta al tonno che accompagna praticamente quasi sempre tutti i miei pranzi, io sono veramente un gran fan della pasta al tonno, sono sicuro che anche molti di voi lo sono. Ci abbiamo da scaldasse, guardate che robettina, not bad, sempre pesce però un po' più d'elite, un po'. E comunque volevo dirvi che sta cosa di YouTube è veramente figa, perché alla fine pure quando stai da solo c'è sempre qualcosa da fare, capito? C'è sempre qualcuno con cui parlà, che siete voi. Quindi, ve voglio bene. Schiere. Coppa. Rest in peace. Un attimo discorso serio. Quando uno mangia la carne, deve essere cosciente del fatto che sta mangiando un animale. Comunque la mangio la carne. Quindi, a parte il fatto che purtroppo veramente gli animali sono trattati malissimo, devi ringraziarlo, non so come dire, devi rispettare quell'animale che è morto affinché tu possa vivere. Quindi diciamo tutti quanti un po' dovremmo, non dico eliminare la carne, ma limitarne il consumo, o più semplicemente trattare meglio ste cazzo di bestie che poracce. Cioè non è che mo pare strano di io ringrazio gli animali quando me li mangio, però paradossalmente un po' è così, quindi bella per tutti gli animali che mi sono mangiato. Ho caricato il video. Ho caricato il video di una settimana di ottobre. Ho caricato il video di una settimana di ottobre, che poi non era una settimana, ma sono tipo 3-4 giorni, però. Cioè non è che lo potevo chiamare 3-4 giorni di ottobre. Allora, buongiorno. Purtroppo non mi sono riuscito a svegliare relativamente presto come volevo, perché alla fine mi sveglio, sto anche abbastanza riposato, ma poi mi rimetto nel letto, capito, dicendo altri 5 minuti e poi ti svegli dopo un'ora e mezza. Noi ci andiamo a prendere una birra con Simon Gigi, che non lo vedete da un po'. Poi vado a cena, che una mia amica va a fare l'Erasmus a Venezia. Non l'Erasmus, ma la magistrale, perché l'Erasmus a Venezia non è un Erasmus. Giovedì 8 ottobre, tornai all'allenamento, mo se fa una doccia. No, non è vero, l'ho già editato, lo devo esportare. E oggi esce Gang 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 Gang. Quanto credi poi ci pensi? Spesso guarda dove cazzo siamo finiti. Qua nessuno può salvarci. E iscrivetevi al canale, che lo so che non vi siete iscritti, stupidi che guardate i video e non vi iscrivete. Ho appena rotto una parte del treppiede. Nel pasto il tonno non manca mai. Queste cose sembrano che fanno schifo, ma non sono male. Diventerò un tonno prima o poi. Si è magnato, si è bevuto e mo però se lava. E mo mi sto a leggere un libro. Si chiama The Circle, l'ho iniziato da poco. Devo dire non è eccezionale, però ci sta a caruccio, insomma. Allora, 9 ottobre, sono le 3:30. Devo dire che questa mattinata non è stata molto produttiva. Mi sarò letto 10 pagine di quel libro di ieri, The Circle, e poi il resto l'ho passato al telefono, infatti male, però va bene, male ma va bene. Sabato 10 ottobre, ci siamo allenati, ci siamo docciati, siamo profumati. I giorni, ragazzi, sono un po' monotoni, cioè se studia e ci si allena non si fa tanto altro. Non c'ho tanta fave vedere, diciamo, tranne io che dico cazzate, che comunque dai, sono simpatico. Mi taglierò i capelli per di che sti cazzi, c'ha ragione. Però, insomma, il canale è mio, faccio quello che cazzo mi pare. Se potevo fa quello, c'è star salamino che è buono fracico, ma già sto tutto brufolato. Me lo sono mangiato ieri due cosi, buono un culo, però tutto brufolino sto, madonna santa.
Cioè c'ha un odore che mamma mia. E dai, vieni, no, pure i brufoli, sti cazzi dei... Dovreste vedere come ho posizionato la GoPro, una merda. E mangiamo se un pezzo di salami, va. Se mangiamo pure la buccia. Ma non è vera buccia, non sa mangiare perché fa schifo. Per sbucciare questo cazzo di salame è un macello. Mamma mia, là. Questo salame è qualcosa di veramente eccezionale. Quando sbagliate, non va, prendete troppo con voi stessi, che tutti sbagliate. Anzi, se non sbagliassimo mai, che gusto ci starebbe? Se non avessimo mai paura, che gusto ci starebbe? Non c'è mai una difficoltà da superare, c'è una certa, sai che palle. Invece no, la paura è nostra amica. E quando tu hai paura di qualcosa, vuol dire che stai uscendo dalla tua zona di comfort, tra virgolette. E quindi in qualche modo stai sia crescendo, sia, diciamo, aumentando, allargando il cerchio delle cose che poi ti riesce più facile. Ragazzi, la vita è questa, cioè la vita non è, cioè non voglio dire, no, non è vero che non è bella, la vita è bella, ma la vita è difficile. La vita c'ha un sacco di rotture di coglioni, c'ha un sacco di problemi, c'ha un sacco di rotture di cazzi. Tanta la vita te sfonda. L'importante è almeno imparare a difendersi e contrattaccare quando se ne ha la possibilità. Non ci avresti mai lo stimolo di conquistare qualcosa, no? Sudasse qualcosa e poi però quando ci arrivi dici cazzo, ci sono arrivato. E però non è finita là, perché ci sono arrivato, mi godo ciò a cui sono arrivato, perché noi siamo molto così, ovvero quello che conquisto, no? Quello che va bene, sono contento un giorno e poi non sono contento più. Un giorno dici l'ho conquistato, dai, sono grande, e il giorno dopo già voglio conquistare quest'altro e non ci pensi manco più a quello che, a dove sei arrivato. E poi ci lamentiamo magari subito dopo, il giorno dopo, che non stiamo riuscendo ad arrivare a quell'altro obiettivo. Invece uno deve godere delle proprie conquiste, deve rendersi conto del fatto che si è fatto il culo e ha conquistato qualcosa. Poi ovviamente c'è sempre qualcos'altro che vogliamo ottenere, a cui vogliamo arrivare, ed è normale, anche perché una volta dici oddio ho conquistato questo, è finita, che vivo a fa. È normale che poi c'è voglia di fare altro, ma la tua voglia di fare altro non deve farti dimenticare dove sei arrivato, non deve farti dimenticare il culo che ti sei fatto per arrivare dove sei adesso e tutto ciò che hai imparato arrivando fino a qui, capito? Quello non bisogna mai scordarselo, perché se no, se guardiamo solo le sconfitte, cioè uno se fa il culo, conquisti qualcosa dopo che ci hai sputato il sangue sopra, non puoi essere contento per un giorno, cioè quella è una cosa che devi essere contento, non ti dico per sempre, però mezzo, cioè che quando ci ripensi dici cazzo, non sono così un coglione come pensavo, no? Pensa a come risolvere la situazione e pensa a come non sbagliare più quella cosa che hai appena sbagliato. Domani è un altro giorno e domani si vede. Domani risbaglio e dopodomani è un altro giorno. Non è perché hai sbagliato oggi che non arriverai all'obiettivo domani. Non fate i bufu.